Ciao a tutti coach, ben ritrovati dal vostro Android91 su UK Watch 2 Psicospettri. Iniziamo oggi la quest degli spettrali dopo aver liberato Dekadama dal suo odio verso gli umani e ci ha detto che possiamo andare a reclutare gli spettrali. Ovviamente però gli spettrali si possono trovare solo di notte e sono rimasti nel luogo dove li abbiamo sconfitti 60 anni fa. Ovviamente non sarà proprio il luogo esatto preciso perché comunque sia, nonostante noi l'abbiamo trovato in un certo punto specifico, la città evolvendosi e cambiando forma ha fatto cambiare leggermente la posizione degli spettrali, ma non vi preoccupate, sarà molto semplice andarli a prendere. Dunque, andiamo di notte, quindi saltiamo di giorno, dobbiamo fare un pisolino fino alla notte. Eccoci qua. Dunque, in questo episodio farò Nihilo e Scortella, mentre nell'altro episodio, ovvero domani, gli altri tre, perché in realtà sono tre yokai. Ad ogni modo, cosa dobbiamo fare? Ora che è notte, ci teletrasportiamo con Traspec e andiamo praticamente nel punto più vicino che possiamo trovare, che dovrebbe essere questo qui, super più centro. Andiamo lì perché il primo yokai spettrale, Nihilo, dobbiamo iniziare per forza da lui. Poi non penso che gli altri siano comunque sia, possiamo farli come ci pare a noi, però io preferisco fare Scortella perché mi sta più comodo così. Non so se poi lui ci ridice quali prendere per forza. Allora, bisogna per forza però usare il Luguro. Se non avete il Luguro, andatelo a catturare da Rilagna, si trova sul palo della luce, o sì, oppure vicino ai cavi elettrici comunque sia. Lo portate qui, lo evocate e lui farà apparire il terzo e il tredicesimo piano degli edifici dove ho visto un Noko, se non erro. C'era un Noko, ah eccolo, eccolo. Ecco, preso, wow. Poi comunque sia, farò un tutorial su come prendere tutti quanti i Noko. Appena li prendo tutti quanti, faccio un tutorial su dove trovarli, perché si possono trovare più di 8 sfere del Noko. Ovviamente 8 sono quelle che servono, ma se ne possono trovare più di 8. Dunque, sono apparsi il tredicesimo e il terzo piano. Sono uffici vuoti. A noi interessa il terzo per questo episodio, per trovare Nihilo. Vi ripeto, di notte ci vuole il rango A, ma non è un problema. Noi abbiamo il rango A, noi abbiamo il rango S addirittura. Ed ecco il primo yokai spettrale, Nihilo. Eh? Voi? Che ci fate voi qui? Ah, è davvero più forte fra gli yokai spettrali, guarda i suoi occhi. Dekadama ci ha mandato ad aiutarti. Lei ha mandato voi ad aiutare me. Che assurdità è questa? Impossibile. Dekadama non chiederebbe mai qualcosa del genere, soprattutto a voi. Dekadama è rinata con il cuore puro che aveva quando era umana. Questo l'ha colpito. La sua devozione agli ordini di Dekadama è senza pari. In questo caso non posso mandarvi via, ma dovrete ascoltare quel che ho da dire. Siete pronti per la mia storia? Non vi preoccupate, non è una storia lunga. Sì, ti ascoltiamo. Sapete da dove vengono gli yokai spettrali d'elite? Siete nati dal cuore di Dekadama, o così abbiamo sentito dire. Esatto, da umana fu imprigionata per un crimine che non aveva commesso. Senza nessuno con cui parlare, la sua rabbia per il torto subito divenne ira. Quell'ira prese forma e nacqui io. Capisco. Ma ora suppongo che lei non abbia più bisogno di me. Perché non diventi mio amico? Che ne dice Nihilo? Cos'è? Umorismo umano? Non capisco. Umani e yokai spettrali amici? Sono il più grande guerriero degli yokai spettrali. Sono amico solo dei miei pari. Allora, se combattiamo e vinco diventerai mio amico, va bene? Ah, interessante. Accetto la sfida. Così potrò vendicarmi di 60 anni fa. Ti lascio preparare. Torna quando sarà il momento giusto. Ma noi siamo pronti già, Nihilo. Parlami, parlami. Hai finito i preparativi per la resa dei conti? Tutto pronto per la sfida? Certo! Allora diamo inizio alla resa dei conti. Ma prima ho qualcosa da dire. Se vuoi che diventiamo amici, mi devi mostrare tutta la tua forza, capito? Tutta la mia forza. Ricevuto. Bene. È più divertente vederti annaspare e saperti in difficoltà. Se avessi un corpo, immagino che ora starei rabbrividendo. Fatti sotto. Ok Nihilo, ci facciamo sotto, ma tu vacci piano. Ovviamente non so se può diventare amico a primo tentativo e so che gli piace il curry. Ora, se avete il curry di agnello, sì, dovreste avere il curry di agnello, costa pochissimo, potete trovarlo a pochissimo. Dategli da mangiare quello, che il curry è il suo piatto preferito.
Io qua la formazione audace per colpirlo duro e forte fin dall'inizio, in modo da finire subito la lotta. Guardate, ha fatto tantissimi danni. Non ho idea del livello al quale sia, però ha fatto un bel po' di danni. La missione dice livello 80, ma vale un po' a sapere che livello è in realtà questo. Perché non so se lo sapete, ma su Yo-Kai Watch 1, quando voi affrontate Homblu, ripeto, Yo-Kai Watch 1, nonostante lo reclutiate e lui sia a livello 55, in realtà quando lo affrontate è un livello molto più alto del 55. Infatti vi darà molto un filo da torcere. Oh, però abbiamo fatto, eccolo qua. A dire il vero, però non so quali altri cibi piacciono agli altri Yo-Kai spettrali. Quindi man mano che li combatto poi vedo. E infatti non diventa mica primo tentativo. Vabbè, non è che mi aspettassi altro. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo sconfitto Nihilo. Ma sembra che non sia ancora diventato tuo amico. Non sono ancora soddisfatto. La mia rabbia ha ribollito per 60 anni. Non basta una battaglia per alleviarla. Temo che questo sarà un processo problematico. Recupera le forze e torna più tardi. Aspetto con ansia la prossima lotta. Ok, ok, ok. Ah, vi dico un'altra cosa, alcuni mi hanno offerto, a parte che ho detto che non faccio scambi, e mi hanno offerto uno Yo-Kai spettrale per Yo-Kai Watch Psycho Spettri, e mi ha detto: se vuoi questo Yo-Kai spettrale, dammi questo Yo-Kai. Primo non so chi era, ma non l'ho mai visto, a parte che non è neanche iscritto al canale, anche fosse. Ma a parte che per principio non faccio più scambi, ma cioè poi tu vedi che sto giocando, cioè, tu su un video di Psycho Spettri mi chiedi se voglio uno Yo-Kai spettrale. Perché? Cioè, Yo-Kai Watch Psycho Spettri è il gioco per eccellenza dove reclutare Yo-Kai spettrali. Perché mi chiedi se voglio uno spettrale sotto un video di Psycho Spettri? Se ben vi ricordate, Scortella si trova nella scuola. Ovviamente non è fuori dalla scuola, ma è dentro. Perché, come ho detto, il paesaggio, essendo un pochino cambiato, ha dovuto anche comunque sia spostare degli yokai che si trovavano in un certo punto specifico. Se prima era nel giardino della scuola, adesso è dentro la scuola. Non so come sia possibile, perché in effetti spostare un'intera scuola sarebbe un po' difficile. Ad ogni modo, non avevo il traspec attivato nella scuola. Però lei, se non sbaglio, Scortella, dovrebbe trovarsi al secondo piano. Secondo piano, però non quello vicino al tetto, se non erro. Il problema è che di notte la scuola, per qualche strana ragione, ha tutte le vie bloccate. Ah, sì. Ora mi ricordo. Bene. Dal primo piano dobbiamo andare qua giù in fondo. Poi andare tutto qua sopra e arrivare in fondo. E una volta arrivati in fondo, scendere e lei sarà qui ad aspettarci. Potevo forse fare una strada più semplice? No, non potevo. Quindi lei è sotto, non è sopra. Pensavo che fosse al secondo piano, invece è sotto. Perché pensavo che fosse al secondo piano? Vabbè, a chi se ne frega. Attacchiamola e cerchiamo di farcela amica. Io ti conosco, è stato circa 60 anni fa, vero? Non dimostri un giorno in più, ah? E allora che vuoi? Sei qui soltanto per prenderti gioco di me? No, a dire il vero, Dekadama ci ha chiesto di aiutarti. Sembra che padrona Dekadama sia davvero cambiata. Ma è impossibile che sia cambiata così tanto da volere che voi aiutate a me. So che è difficile farsi una ragione, ma è vero, credimi. Beh, allora ho qualcosa da dire, mi ascolterai? Va bene. Certo, sentiamo. Che giovane gentile. Va bene, fare in fretta. Sai, come noi cinque Yo-Kai spettrali di inizio siamo stati creati? Dekadama ha detto che siete tutti tirati al suo cuore. Già, Damana fu imprigionata per un crimine che non aveva commesso. Nonostante continuasse a dichiararsi innocente, nessuno l'ascoltava. Fu sopraffatta dalla frustrazione. E la frustrazione prese forma, nacqui io. Ma se ciò che dice è vero, quella Dekadama non esiste più. Come farò adesso? Beh, potresti diventare mia amica. Credo che potrei... Aspetta, che cosa? Che anima generosa sei, Andrea, così gentile? Oh, interessante. Non scherziamo, uno Yo-Kai spettrale di diritto non fa amicizia con gli umani.
Oh, mi sa che hai fatto arrabbiare, forse è un argomento delicato. Basta parlare, è ora di dimenticarmi per ciò che hai fatto 60 anni fa. Prenditi tempo e preparati, voglio batterti quando sei alla massima forza. Sono pronto. Sei al massimo della forza, sono pronto a gustarmi la vendetta, tutto pronto. Sì. Sei proprio una seccatura, sai? Non potresti prepararti per la battaglia più in fretta? Aspettare l'eterno mi irrita, combattiamo e basta. Se vinciamo accetterai di diventare mia amica, giusto? Beh, prima dovete sconfiggermi, fino ad allora non ci penserò nemmeno. Va bene, non posso riuscire... Se non penso riuscirei a farle promettere di meglio, forza scortella. Mi divertirò a farti abbassare la cresta. Sì, va bene. Sbrighiamoci che non ho proprio voglia di starti qui a sentire tutto il giorno. Frutti di mare, ma attenzione ragazzi, lei già subito si è messa sulla difensiva. Dov'è il cuore, tesoro mio? Mostrami il cuore. Eccolo. Vai. Come sconfitta? No! Maledetta. Allora ti attaccherò con tutte le mie forze. Vai, Shogunyan. Model Zero, al massimo. Ecco, sono più le volte che l'ha mancata che le volte che l'ha presa. A me, ora, se diventa amica subito o no, poco importa. Però se diventasse amica primo tentativo non sarebbe male. Vediamo se ci diventa. Scortellati! Attenzione, è il momento della verità. Sì! Scortella ti viene incontro. È così spiacevole perdere, però possiamo essere amici, vero? Sì! Scortella. Bella la medaglia. Molto bella. Voglio vedere i soprannomi che ha. Vindicta. Perfidia. Nefaria. Malfatta. No, va bene Scortella. Cavoli, da paura. Ok. Non sei così male. Ah, intendevo che ho visto di meglio allo specchio. Ti abbiamo sconfitto, Scortella. Ora diventeresti mia amica, per favore? Va bene, la mia vendetta finale sarà farti essere amico di una come me. Evviva, grazie! Tipico di fare amicizia con qualcuno scaldevole quanto Scortella. Che ha detto quella mozzarella volante? Nulla di scortese, spero. No, 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 non ho detto nulla, proprio nulla, non fare caso a me. Sembra che finalmente abbia ottenuto la mia vendetta. Quindi per completare l'incarico bisogna farceli amici. Ovviamente se non ce li facciamo amici subito dobbiamo aspettare 24 ore o comunque sia le 6 del mattino, o meglio del giorno dopo comunque sia rispetto al quale abbiamo giocato. Tipo se alle 5.59 noi lo affrontiamo, spegniamo il DS, possiamo anche salvare, spegnere il DS e appena sono le 6 possiamo anche riaccenderlo e riaffrontare lo yokai, perché ogni giorno alle 6 il gioco si, diciamo, si riattiva, si resetta comunque sia per gli eventi giornalieri. Quindi comunque sia possiamo anche fare così o in ogni caso abusare del salvataggio e del reset. Quindi per questo video è tutto, Cuggi, come sempre vi ringrazio per averlo seguito, domani andremo ad affrontare gli altri 3 yokai rimanenti. Io vi ricordo come sempre che in descrizione c'è il link per Twitter e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!